Salve gente, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi parliamo di iPhone SE di terza generazione. Rimandavo da un po' questo momento perché non avevo voglia di parlare di quel, di questo elemento superiore, ma dovevo farlo. Quindi, cosa sarà questo nuovo modello di iPhone? Bene, ve lo dico io oggi in questo video. Si diceva fino a un mese fa, sì, cambia tutto, arriva il design di iPhone XR, però non c'è la notch perché non c'è il Face ID, arriva il Touch ID sul tasto di accensione, rimane il display LCD, arriva il 5G e la 15 Bionic. No, è un iPhone SE 2 con A15 Bionic e 5G. Se alcuni ho sentito dire, lo penso anch'io, dicono, magari c'è il Ceramic Shield, ci sta, un bel upgrade, ma non me lo sento perché ha il display più curvo, quindi non lo so. Mentre proprio sugli iPhone dal 12, da dove è arrivato, cioè proprio c'è il display che va così dritto. Quindi anche secondo me lì no, cioè colorazioni rimangono le stesse perché alla fine sono per riciclare le scocche, quindi non ha senso. Io spero che l'unica cosa che migliori è la batteria, in qualche modo diminuiscano un po' gli spazi, ma la batteria del primo iPhone SE, c'è la mia mamma, ve lo posso dimostrare, è veramente penosa. Quindi è una cosa su cui non si può lavorare, secondo me. Non lo so, spero che migliorino qualcosa, perché al momento è veramente atroce, terribile, terrificante, dargli un aggettivo negativo per quella batteria e ci sta bene. Fotocamera rimarrà la stessa. Eh sì, alla fine è sempre quello. Ovviamente lunedì pomeriggio arriva un nuovo rumor, un nuovo leak che dice proprio quando arrivano le foto belle come il notch di MacBook Pro, l'abbiamo scoperto un giorno prima praticamente, oppure alla fine rimaniamo sempre lì. E secondo me anche quest'anno rimarremo su questo iPhone SE. Spero l'ultimo iPhone con tasto, non lo so. L'unica cosa positiva che potremmo avere, che renderebbe quello di seconda generazione un best buy, è che Apple abbassi il prezzo di quello di seconda generazione, mette sui 299. E già lì, secondo me, c'hai un grandissimo prodotto in vendita. C'è un buonissimo iPhone in vendita. A quel prezzo, veramente un buon iPhone. Ricondizionato poi, oggi è la giornata del ricondizionato, quindi ce la vedo, non penso, non la vedo molto da Apple, però mi piacerebbe molto. E magari a quel punto anche lì un video sul ricondizionato avrebbe molto senso, perché se Apple abbassa, si abbassa tanto anche lo street price. E quindi l'iPhone SE 2 arriva a dei prezzi pazzeschi. Perché lì a quel punto si fa ricondizionati fra Amazon, diventa un buonissimo iPhone. Come fa a rivalutare un iPhone? Assolutamente. Però così no. Se lo elimino direttamente a quel punto io li mando un po' a fare in culo. Che è la cosa che penso purtroppo facciano, perché non la vedo molto alla Apple. Perché già a 3,99, perché se lo mettono secondo me lo mettono a 3,99 purtroppo. È comunque tanto un iPhone di quel genere a 3,99 secondo me. Secondo me. Però già se vai su 2,99 lì ti abbassa tutti i prezzi. E lì, perché alla fine, se abbassi il prezzo di uno, alla fine devi cambiare qualcosa. Perché alla fine, se non è anche iPhone 11, a quel punto scende tanto. iPhone XR scenderà tanto, secondo me, dopo questo evento. Io ve lo dico. Quindi, ragazzi, per questo video purtroppo oggi è tutto, ragazzi. Non è che c'è tanto da dire alla fine su sto iPhone. È un po' l'iPhone. È l'iPhone brutto, è la brutta anatrocco che vedevo lì. Lasciate like per questo video, perché in questi giorni abbiamo tanti video, domani arriva un bel tilt, che questo video è un bello corto, già mentre lo registro. Il video che arriva domani almeno sarà 20 minuti di registrazione, almeno. Abbiate paura, lasciate like e iscrivetevi al canale che dai, dobbiamo arrivare a 300, sì, 300.